Live Social. Ben trovati amici di Live Social, sempre qui sulle frequenze di Radio Lombardia. Continuo ancora una volta il nostro viaggio nel cuore della notte. Vi presento due ospiti molto importanti che rappresentano un tipo di musica che magari tanti di voi, ahimè, non hanno ancora avuto modo di sentire e di ascoltare. Ve li presento subito, la buonasera e il benvenuto va a membri e componenti dei Solisti Ambrosiani, Davide Belosio e Tullia Pedersoli. Buonasera ragazzi, benvenuti. Buonasera. Buonasera a voi, è un piacere avervi qui, io ovviamente ho avuto fortuna di ascoltarli già nel pre-intervista, quindi so di che cosa si tratta il tutto, ma lascio la presentazione a Tullia che l'ha fatta perfettamente prima. Speriamo allora, di... Di farla bene anche adesso. Assolutamente sì. Allora Tullia, tu hai il compito importante di raccontarmi chi siete, quindi chi sono i Solisti Ambrosiani. Allora, i Solisti Ambrosiani sono un gruppo che si occupa di musica antica su strumenti originali. La musica antica è quella dei secoli passati, quindi giustamente come ricordavi prima, una musica che magari non tutti sono abituati a ascoltare così di frequente. A noi appassiona tantissimo e ci concentriamo soprattutto sul periodo barocco. Il barocco in musica è un'epoca molto ampia, va proprio dai primi del 600 fino circa al 1750 e si tratta di un repertorio molto articolato e veramente molto appassionante. La nostra attività possiamo dire che si sviluppa soprattutto su tre branche. Sì. La prima e più importante è quella di studio e di ricerca, quindi noi ci occupiamo proprio di andare a scoprire dei repertori non così conosciuti, ovviamente eseguiamo anche gli autori più noti, certo, Vivaldi, certo, Bach, certo. Ma tante volte ci piace proprio trovare delle piccole perle, delle curiosità. Poi c'è la parte di esecuzione live, quindi concerti che teniamo non solo nella nostra zona, il nome I Solisti Ambrosiani ricorda appunto l'area di provenienza, ma noi ci esibiamo in tutta Italia, anche all'estero, ad esempio in agosto siamo stati ospiti di un festival molto importante in Slovenia, il Brežice Festival. E la terza branca di attività è quella della registrazione discografica. Perché appunto quando si scopre qualcosa per cui valga veramente la pena è molto bello anche poi fissarlo e grazie all'interessamento di alcune etichette discografiche, ultimamente soprattutto Urania Records, ma abbiamo collaborato insomma con diverse etichette, ci è capitato più volte di registrare proprio anche in prima mondiale dei brani che nessuno finora mai ha avuto la possibilità di sentire. Io e Davide siamo i fondatori, quindi componenti fissi dell'ensemble, io come soprano, quindi come voce del gruppo, lui come violino barocco, ma ovviamente abbiamo anche poi altri collaboratori, quindi diversi altri strumenti, dal clavicembalo all'arciliuto, violone, certo, e così via. Molto bella, chiedo a Davide come mai nasce questa idea, cioè tra tutte le opzioni che c'erano magari, perché sviluppare o avvicinarsi proprio a questa tipologia di musica? Beh, questa è una musica che è fondamentalmente eterna e che ha sempre appassionato in realtà tantissimo il pubblico, anche molto giovane in realtà. Spesso ci viene rivolta questa domanda, ma i giovani vengono a sentire questi, certo, concerti? E la risposta è assolutamente affermativa. In Italia, anche all'estero, ci sono tantissimi ragazzi che in realtà sentono in questa musica un qualcosa di estremamente vivo e quindi qualcosa che è estremamente vicino a loro. Quindi è una musica che ha delle grandissime risorse, un grande potenziale espressivo, comunicativo, e non ultimo una musica estremamente interessante, molto 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 importante anche per la storia proprio del repertorio e della storia della musica, è fatta fondamentalmente da grandissimi autori barocchi all'inizio. Noi abbiamo pensato di sviluppare uno studio su questo repertorio perché ci interessava fondamentalmente per questo, e quello che interessa poi è quello che si fa bene, e quindi abbiamo cercato di fare un lavoro il più accurato possibile. Assolutamente, l'avete spiegato tra l'altro in maniera perfetta, e sono secondo me quelle musiche che noi conosciamo, che abbiamo sentito, ma magari non associamo mai a qualcuno in particolare, ma sicuramente sono state ascoltate anche più e più volte. Io le associo ovviamente a tutto quello che è il mondo dell'arte per quanto riguarda Milano, essendo appassionato anche di mostre e quant'altro. Mi raccontate poi, visto che a breve darò anche i vostri contatti, con chi preferite o chi vi può contattare, quindi per quale tipo di eventi secondo voi combaciate perfettamente con le esigenze di chi vi chiama? Andiamo da Davide. Ma dunque, noi
fondamentalmente proponiamo dei concerti, quindi la forma del concerto ha diversi tipi di committenza, e la committenza oggi è rappresentata dagli enti pubblici, è rappresentata dai teatri, è rappresentata dai festival, è rappresentata anche dai privati che possono organizzare comunque, certo, un concerto. Quindi la committenza è a 360 gradi, e questo posso dire. Assolutamente, assolutamente sì, era proprio quello che mi auguravo che dicessi, perché magari dice no, noi preferiamo esibirci in una tipologia determinata, no, invece come l'hai spiegato perfettamente non c'è target di età e non c'è tipologia, è semplicemente una splendida musica realizzata. Da quanti elementi in totale riuscite ad arrivare nell'esigenza, insomma? Allora, diciamo come formazione base, il più delle volte siamo in quartetto, quindi voce, violino, violoncello e clavicembalo, o quintetto, quindi con anche l'arciliuto o tiorba, insomma, a seconda. Però per concerti orchestrali anche 15 o 20 elementi, però soprattutto proprio per la tipologia del repertorio che eseguiamo, il più delle volte quartetto, quintetto, quindi formazioni anche molto snelle, molto adatte a varie situazioni, piccoli teatri, auditorium, sale comunali o, come diceva lui, ambienti privati. Tante volte capitano magari quelle persone che sono appassionate d'arte, hanno magari una villa particolare, assolutamente, ci tengono ad organizzare un evento particolare, quindi da parte nostra comunque nessun pregiudizio, anche nelle nostre esperienze passate ci è capitato veramente a volte magari sentirci dire, ad esempio ricordo una volta avevo eseguito Usurpator Tiranno, che è un brano di Felice Sanchez del 600, e una persona del pubblico fa: ah, ma caspita, ma io questo ce l'avevo in mente in versione jazz, non sapevo che venisse dal barocco. Ho detto: ha visto, ah, beh, certo, chissà. Quindi molta di questa musica è stata anche poi rielaborata, rivisitata, sì, che è una bella cosa, perché quello che io dico sempre, anche appunto perché spesso dicono: ma perché ti appassioni proprio a quest'epoca? E io rispondo: ma non hai capito che le emozioni sono sempre quelle? La gente amava, odiava, lottava, moriva anche nel 600, e l'arte è sempre l'arte musicale, ma come, certo, tutte le forme d'arte è sempre stato proprio quel veicolo privilegiato di espressione delle emozioni, quindi la musica di quei secoli è viva ancora oggi, ed è molto importante come la si porta al pubblico. Il pubblico capisce la sincerità dell'interprete sempre. È molto importante come la state spiegando, secondo me, perché siete molto chiari, lineari, e quindi arriva molto, grazie, questo messaggio. Io ho la curiosità di chiedere quanto tempo serve in più rispetto a uno strumento normale l'avvicinarsi agli strumenti dell'epoca, quindi ha comportato all'inizio un duro studio. Sì, di solito il percorso accademico fa avvicinare a uno strumento barocco cosiddetto dopo una formazione più classica, quindi si parte, nel caso del violino, dallo studio generalmente, non è sempre così, però, certo, la maggior parte delle volte dallo studio del violino classico, sempre tra virgolette i termini barocco classico, perché fondamentalmente il violino è nato nel barocco, quindi parlare di violino classico è un po' strano magari. E poi ci si avvicina dopo, così è stato in realtà anche per noi. Noi proveniamo da una formazione classica di conservatorio e poi ci siamo sostanzialmente specializzati su un settore proprio per poterlo approfondire nel migliore dei modi. Assolutamente, molto molto bene. Allora, ci sono un po' di contatti che dovete segnarvi, avete sentito perfettamente da Davide e da Tullia tutte le possibilità che ci sono per ascoltarli e per soprattutto dare a voi la possibilità di contattarli. C'è un indirizzo mail che è isolistiambrosiani@gmail.com, Facebook isolistiambrosiani, Instagram isolistiambrosiani, e il sito web è isolistiambrosiani.com. insomma, non potete sbagliare. Immagino che siano tutti e tre aggiornati. C'è un social o il sito che preferite maggiormente o che vi piace di più aggiornare, o vanno tutti e tre di pari passo? Sono tutti aggiornati. Fantastico, sempre. Meraviglioso. Ricordiamo soltanto, prima dei saluti finali, ho 30 secondi, tante date le vedrete in divenire ovviamente seguendoli sui social. Invece Tullia, noi sappiamo già che possiamo ascoltarvi. Allora, nell'immediatissimo diciamo settembre, il 21 ad Alessandria Barocca e il 28 a Legnano, il 27 a Buscate. Poi abbiamo in agenda degli appuntamenti per la primavera, sì, quindi saremo a marzo, l'8 di marzo al Teatro di Verbania, in formazione di quartetto, e in maggio, ora non ricordo la data ad esatta, Albino Classica, mi sfugge il numero. In maggio, tanto c'è comunque tempo. Comunque è maggio. Seguiteci sui social, sul sito trovate tutto, e se no scriveteci, noi siamo contentissimi di
rispondere anche in prima persona. Fantastico. Ti brillano gli occhi, Tullia, quando parli del tuo mondo. Io, ahimè, ho finito il tempo, immagino, a disposizione. Saluto il resto della vostra, del vostro gruppo, quindi i solisti che non sono qui con noi in questa sera. Ovviamente vi ringrazio e magari vi invito a tornare, perché no, in primavera o l'anno prossimo, magari per i nuovi progetti futuri. Grazie mille. Buona grazie strada. Ragazzi, una buonanotte a voi. Grazie mille. Social.